A 2 anni dalla manifestazione massiccia che portò in piazza migliaia di cittadini, il Comitato per la Sanità Pubblica dell'Alto Vicentino organizza un'altra chiamata in piazza per difendere la salute nel territorio. L'appuntamento è fissato per il 16 ottobre. Oggi è stato diffuso l'appello a scendere in campo. Il percorso sarà lo stesso, sempre nel pomeriggio, dal Pala Romere di Schio al piazzale dell'ospedale dell'Alto Vicentino a Sant'Orso. Nonostante l'elezione del Covid-19, che ha dimostrato la necessità di una sanità pubblica forte ed organizzata, non sono cambiate le strategie generali che vedono un insufficiente investimento sul personale e un sempre maggiore ricorso al privato. Questo è il nocciolo dei motivi che hanno portato il Comitato a convocare una nuova manifestazione di cittadini. Le preoccupazioni riguardano il servizio pubblico sanitario locale e all'appello hanno già iniziato ad arrivare le prime adesioni. Gli organizzatori sottolineano che si tratterà di una manifestazione senza bandiere di partito e nel rispetto delle norme anti-Covid, con la volontà di far capire all'amministrazione dell'US7 Pedemontana quanto i cittadini non siano d'accordo con alcune scelte e quanto i lavoratori del comparto siano stanchi e sfiduciati, sperando che davvero si cambi marcia e non si proceda con la politica degli annunci e delle promesse per poi essere smentiti dai fatti. Nell'appello si parla di una inadeguata programmazione e gestione che risente particolarmente della mancanza di personale in tutte le sue articolazioni professionali. Fra i nodi critici evidenziati ci sono il calo di medici, 26 meno in 2 anni nel totale della forza lavoro all'ospedale di Sant'Orso, mettendo a rischio il funzionamento di interi reparti come pronto soccorso, cardiologia, oncologia, ortopedia e neurologia. La problematica situazione dei medici di medicina generale. Nel 2020 si contavano ben 48 medici dai 65 anni in su, destinati entro poco tempo al pensionamento, e nessuna idea su come rimpiazzarli. Ancora le notevoli difficoltà del servizio di guardia medica, dove mancano 14 medici su 25 previsti.